Ciao a tutti, bentrovati. Parliamo di letture estive. Cominciamo con Fenoglio, che per me è la rivelazione dell'estate. So che non è un autore esordiente, anzi, però, diciamo, fino ad ora lo conoscevo solo di nome e non avevo ancora letto nulla di suo. Invece, quest'estate mi sono letto questa raccolta di racconti che si chiama Un giorno di fuoco, e poi quest'altro, diciamo, racconto lungo, romanzo breve, non saprei come definirlo. Che si chiama La Malora. Parlerò solo della Malora, perché questa raccolta di racconti, quello che dirò sulla Malora vale anche per questa raccolta, ecco. Quindi questo lo accantoniamo e vi parlo un po' di questo libro che è fantastico. Di cosa parla questo libro? Parla sostanzialmente della vita contadina e della realtà contadina negli anni 30, credo, del Novecento, nelle Langhe, quindi in Piemonte. Narrate attraverso lo sguardo di questo Agostino, che è l'alter ego di Fenoglio. E Fenoglio sostanzialmente racconta quella che è la sua infanzia, le sue esperienze di infanzia e adolescenza nell'ambito appunto della vita contadina. Quindi ciò che col pretesto di raccontare una storia viene fuori è la realtà, la cruda realtà della società contadina di quegli anni. Ed è fantastico perché ciò che emerge è un mondo che è dato quasi completamente perduto, credo. Almeno io abito in campagna, ho a che fare con i contadini, almeno di queste zone, qualcuno lo conosco, ed è una realtà completamente diversa, insomma. Il mondo contadino di oggi non è questo mondo contadino. Ed è dai dettagli che viene fuori questo aspetto che è andato totalmente perduto della vita contadina, da come vengono fatti i lavori, dai ritmi che questi personaggi hanno nello svolgere i lavori contadini, e oppure dai pasti. Cioè, l'esempio che più rimane impresso in questo libro è quando questo Agostino descrive un pasto che viene fatto in una casa contadina, quindi si tratta sostanzialmente di mangiare polenta e forse anche del formaggio, se non mi ricordo che tipo di formaggio. Comunque, polenta sostanzialmente insaporita grazie allo strofinio di questi pezzi di polenta su un'acciuga che era appesa, un'acciuga appesa al centro del tavolo, sospesa, e quindi veniva usata così, strofinata sulla polenta, quindi una cosa che, ma neanche da mangiatori di patate, no? Giusto per, cioè, l'immagine è venuta in mente, ecco, Van Gogh, mangiatori di patate, mi è venuta in mente quello. Ecco, questi aspetti sono, questi aspetti della vita contadina sono andati perduti del tutto. Per fortuna, da una parte, perché si trattava sostanzialmente di sussistenza, però c'è tutto un altro aspetto, tutta una serie di rituali che sono andati perduti e che erano cultura di fatto, quindi. Io ringrazio Fenoglio di aver scritto questi libri perché io non avrei mai potuto conoscere certe cose. Ma cosa fa questo ragazzino? Questo ragazzino, Agostino, all'età di 12 anni, se non sbaglio, viene mandato come se a fare il servitore presso una famiglia di contadini che è leggermente più ricca della sua. Cioè hanno un appezzamento di terreno in più, una cosa del genere, cioè non è che sono. Posso dirvi troppi dettagli perché non voglio rovinarvi la storia, anche se non è la storia il punto, non è la trama, ciò che conta. Ciò che conta è vedere appunto la durezza della vita di questa società che è andata perduta, in cui i rapporti umani anche erano totalmente, erano molto legati all'utilità. Molto più di adesso. Adesso noi diciamo viviamo in una società materialistica, capito? È vero. Ma l'allora ancora di più, perché c'era necessità di ciò. Il matrimonio si faceva con una persona che aveva la roba, no? Perché non è che potevi cioè, sposarti con uno o una che non aveva una dote, che non aveva terreno. Si faceva per quello il matrimonio. E così un po' tutto è regolato da questi rapporti molto utilitaristici che ci sembrano terribili ad oggi, ma
Ed erano terribili anche allora, non è che era normale, perché Agostino soffre di queste cose. Ma ho due parole sullo stile. Perché questa prosa è così efficace? Secondo me perché è molto dialettale, non so come dire. È dialettale non nel senso che è scritto in dialetto, è scritto in italiano, però è ricco di termini dialettali che io tra l'altro non conosco perché non sono piemontese. Sono lombardo, quindi molti termini non li conoscevo, però messi nel contesto, chissà perché i termini dialettali alla fine si capiscono dal contesto, anche se non sei preso così da solo, non sai cosa significa. Dico, è una prosa dialettale, non solo perché è ricca di termini dialettali, ma perché è come, mi dà l'impressione che sia in certi punti, soprattutto nei dialoghi, che sia stata scritta in dialetto e poi tradotta in italiano, cioè, e questa è l'impressione che mi dà. Cioè, se voi avete, se io non sono un linguista, però se voi avete, siete italiani e quindi avete un dialetto nella vostra zona per forza, vi sarete accorti di come il dialetto è espressivo e potente, no? E credo che, ripeto, non sono un linguista, ma credo che questa potenza del dialetto derivi dal suo essere una lingua povera, cioè avere poche parole, specialmente in ambiti specialistici, il dialetto non manca proprio di termini. E quindi gli mancano sostantivi, gli mancano aggettivi, e per compensare questa mancanza, chi usa il dialetto è obbligato a fare dei giri di parole. Un esempio stupido, se volete, è quando i miei nonni giocano a carte. Mio nonno magari si attarda a scartare la sua carta. Mia nonna, che si spazientisce, gli dice: a posto di chiedergli, ma perché sei lì immobile? Perché non ti muovi? Gli dice: tu ti muovi come ti te muovet come un gatto di marmo. Tu ti muovi come un gatto di marmo. Capite la forza di questa espressione? Cioè, è molto più forte di dire tu sei immobile, tu sei impalato, tu sei. È più forte come immagine, perché usa un giro di parole, usa una similitudine. Ecco, il dialetto spesso fa così, cioè prende una metafora, una similitudine, che però è molto più attaccata alle cose, perché una similitudine. Tu sei come una cosa che poi quella cosa lì è reale, cioè una cosa fisica, fisicamente reale, quindi è più ancorato alla realtà ed è quindi molto più espressivo rispetto all'italiano, che usa termini più. Il termine immobile, per esempio, è un termine astratto, no? E quindi devi conoscerne il significato per capire cosa vuol dire. Invece con la similitudine anche l'ignorante capisce subito la cosa, e infatti è molto più efficace il dialetto. E quindi è così che Agostino descrive il mondo, quindi è molto, molto, molto efficace. Adesso vorrei cercare un punto per darvi un'idea. Purtroppo io non prendo appunti sui libri, quindi mi è difficile. Ma vi leggo giusto l'incipit per farvi capire cosa intendo. Perdonate la lettura, l'interpretazione un po' schifosa. Pioveva su tutte le langhe. La sua San Benedetto, mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. E già qui. Immagini. Era mancato nella notte di giovedì l'altro e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il mio padrone mi aveva anticipato tre marenghi, altrimenti in tutta casa nostra non c'era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel'avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto tirare un po' sulla testa. Ecco, già questa immagine. La pietra gliel'avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto tirare un po' sulla testa. Cioè, non è che dice quando avremmo avuto ancora, quando avremmo avuto un po' più soldi, quando saremmo stati più tranquilli economicamente, quando, cioè, dice quando avremmo potuto tirare un po' sulla testa, che è un'immagine fisica, no? Tirare sulla testa vuol dire che non stai lì a zappare, vuol dire che puoi rilassarti un attimo. Ecco, questo intendo. L'immagine è fisica ed è fantastica. Ma questo è un esempio banale perché era la prima pagina, l'ho trovata. Ma andando avanti ce ne sono migliaia. Va bene, spero di avervi interessato. Vi saluto. Ciao ciao.